Ciao, io mi chiamo Sydney, benvenuto sul mio canale Sid sul tubo. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti e accendi le notifiche. Perché? Perché in una playlist che si chiama Russaliana io ti racconto della mia vita in Russia e dopo 12 anni passati in Russia io mi sono da poco ritrasferita in Italia e continuerò a raccontarti della Russia ma anche della vita di una persona che dall'estero rientra in Italia. In questo video in particolare ti vorrei parlare di shock culturale. Dello shock culturale non di una persona che si è trasferita in un altro paese che non conosceva abbastanza, ma dello shock culturale che può sperimentare una persona italiana che è mancata da tanto tempo e si era un po' dimenticata di alcune cose e si era abituata un po' al modo di fare, al modo di vivere in un altro paese. E nella realizzazione di questo video mi ha aiutato mio marito Toshio TV, che invece si è trasferito in Italia per la prima volta. Lui veniva qui solo in vacanza molto tempo fa e quindi alcune cose me le ha suggerite lui. Cominciamo. La prima cosa che sciocca quando si arriva in Italia e non ci si è mai vissuti o ci si manca da tanto tempo: gli italiani urlano. Gli italiani urlano quando parlano e può sembrare che siano sempre arrabbiati o che stiano litigando una persona che non capisce la lingua, ma se capisci la lingua comunque vieni sottoposto a un costante inquinamento acustico, perché alcune cose che si possono dire con calma vengono dette urlando. Dice: ma pure tu poi ti metti a gridare. Sì, purtroppo sì, perché io sono italiana e se vengo sfrocoliata a un certo punto comincio ad alzare la voce anch'io. E non mi piaccio quando alzo la voce e quindi mi sento male perché cerco di scacciare quell'italiana che è nascosta dentro di me e non ce la faccio, perché non puoi mai liberarti totalmente delle tue radici anche se ci sono delle cose che non ti piacciono proprio. Numero 2. Gli italiani stanno ancora su Facebook. Cioè gli italiani della mia generazione, è vero che in Russia per esempio Facebook adesso non si usa più tanto perché è stato vietato, quindi per accedere devi accedere con il VPN e cose così, però nonostante ciò molte persone usano il VPN per accedere a Instagram, che in Russia continua a essere usato un sacco per pubblicizzare la propria attività, sia in Russia che all'estero. In Italia invece a quanto pare continua a essere molto popolare Facebook, soprattutto per esprimere le proprie opinioni riguardo ad argomenti di politica. Ma perché? Seconda cosa, per fare pubblicità di eventi, per fare pubblicità della propria attività, e in particolare una cosa che mi ha stupito tantissimo, si usa di Facebook Marketplace. Marketplace è uno dei posti in cui è più facile essere truffati in Russia. Io sono stata truffata una volta prima di ritornare in Italia, mentre in Italia sembra il luogo in cui si coltiva la sostenibilità. Cioè su Marketplace, almeno nelle zone di provincia in cui noi ci troviamo a vivere adesso, si vende qualsiasi cosa usata e l'importante è avere la possibilità di andare a ritirare mobili o passeggini o sediolini auto o qualsiasi altra cosa tu voglia con la tua macchina. Spesso la gente che ti vende le cose non si prende nemmeno il disturbo di lavartele prima di vendertele, però tu gli chiedi uno sconto, insomma. L'unica cosa scomoda è che spesso devi fare i chilometri per arrivare, ma va bene. Quindi bravi italiani che state su Marketplace. Il numero 3, dunque, sono i prezzi in Italia. Perché a parte che, non so, io credo di aver fatto un affarone. Oggi ho comprato un divano usato in ottimo stato, quasi nuovo, per 50 euro. Vabbè, un divano piccolino, ma va bene. I prezzi ci hanno scioccati. Perché obiettivamente è vero che il cibo costa di più che a Mosca. Ma abbiamo da aprire alcune parentesi, e una parentesi è che qui il cibo è di qualità assolutamente migliore del cibo che eravamo abituati a comprare a Mosca. Alcuni prodotti che a Mosca non compravamo perché ci sembravano eccessivamente cari rispetto ai guadagni che avevamo a Mosca,
qui se si va a fare il cambio, considerando quanto vale il rublo in questo momento, costano esattamente lo stesso. Non so, parlo di Nutella e olio d'oliva. Costano più o meno lo stesso, con la differenza che però a paragone in rubli in Italia guadagniamo di più. Ora mi direte, ma è comunque caro per quello che guadagnano gli italiani in Italia, ma io parlo sempre della mia situazione personale, del mio shock culturale. Il mio shock è questo. Sì, alcune cose costano di più, le verdure noi abitiamo qui, quindi non le compriamo, quindi ok. E abbiamo scoperto, a proposito di cibo, non ci pagano. Grazie Eurospin, perché abbiamo scoperto questo supermercato che avrà delle marche, non so, un po' strane, tipo Dolciando, che fa i pan di stelle al posto del Mulino Bianco, che sono esattamente identici, o insomma altre marche un po' streuse, però ha degli ottimi prezzi, specialmente per quanto riguarda la carne, e io direi anche i panolini di Eurospin non sono affatto male. Le macchine in Italia costano meno che in Russia. Ho domandato conferma a mio marito, è così. Soprattutto se le compri direttamente dal venditore e non tramite il concessionario, le macchine usate costano relativamente meno che in Russia. Si può comprare con pochi soldi una macchina che è in buono stato. Pensiamo che sia dovuto al fatto che qui è molto difficile spostarsi con i trasporti, soprattutto nelle province, e che quindi tocca a molte persone purtroppo spostarsi con la macchina. Cioè, se non è la macchina, spesso non puoi nemmeno avere un lavoro, perché come ci vai? Numero 4. Tra le varie cose che costano poco c'è l'alcol etilico. L'alcol etilico in Italia è venduto al supermercato come un qualsiasi bene di prima necessità. Per quanto costa l'alcol etilico? Quanto l'hai pagato un litro? 2 euro più o meno, così. E mo voi vi direste, ma come? Perché in Russia non si vendeva liberamente l'alcol etilico? Ma no, l'alcol etilico in Russia non si vende, ma nemmeno in farmacia si vende. Lo puoi comprare in farmacia solo se ha una speciale prescrizione con il timbro, che raramente ti fanno, tant'è vero che una volta io dovevo medicare una ferita, mi avevano detto di medicarla con l'alcol etilico, sono andata in farmacia, mi hanno detto che non ce l'avevano, mi hanno consigliato di andare al supermercato a comprare la vodka. In Italia l'alcol etilico viene venduto. Perché in Russia non si vende? Non si vende l'alcol etilico perché ci sono stati diversi casi di persone che hanno prodotto alcolici molto pesanti fatti in casa, si sono intossicate e sono morte, correggimi se sbaglio. Per questo non viene venduto l'alcol etilico. Tra l'altro in Russia c'è anche l'usanza di preparare le droghe fatte in casa. In Italia evidentemente, io non lo so perché, mi sorprende sta cosa. Visto come vi lamentate dell'Italia, dovreste avere anche voglia voi di drogarvi in casa, ma non avete questo senso evidentemente, quindi l'alcol si può comprare liberamente al supermercato. E la cosa che più vi stupirà è che non viene comprato principalmente per produrre bevande alcoliche, anche se forse qualcuno lo fa, viene sprecato per pulire superfici e pavimenti. Questa è la reazione che ha avuto mio marito quando è venuto a sapere questa cosa. Numero 5. La burocrazia. La burocrazia in Italia non è tanto diversa dalla burocrazia in Russia, per esempio, in un piccolo paese. Possiamo, se noi confrontiamo con la nostra vita a Mosca la burocrazia era effettivamente più snella della burocrazia in Italia, anche quando era complicata. La burocrazia in Italia, in una piccola città di provincia, certe volte non esiste. Cosa significa che non esiste? Che puoi risolvere facilmente i tuoi problemi con una sola stretta di mano, cioè tra te e l'ente che ti deve offrire il servizio c'è una stretta di mano, la persona che conosce la persona che conosce qualcuno che lavora nell'ente e può fare in modo che tu rinnovi la patente in fretta o riesca a capire come fare una lettera di ospitalità in tempi brevi, o conosci, non so, c'è il cugino che lavora in questura, così.
Mentre se vuoi fare le cose secondo l'iter prestabilito, puoi anche metterci anni perché ti ci vorranno mesi e mesi soltanto per capire, tanto per cominciare, qual è l'iter che devi fare, e lo capirai sbattendoti da un ufficio all'altro, i cui impiegati molto spesso non conoscono l'iter e ti diranno: ma sei sicuro che ci vuole questa carta? Ma forse a te non ti serve? Ma perché non domandi al cugino del nipote di tuo fratello? Numero 6, l'etica del lavoro. E ora non so come state voi messi a Roma, a Milano o nei luoghi civilizzati e non in questi luoghi ameni, ma l'etica del lavoro in questi posti non esiste. Conosciamo molti casi, inclusi noi, di persone che hanno cominciato a lavorare con estrema urgenza senza aver ancora ricevuto un'informazione chiara di quanto avrebbero percepito e nonostante l'abbiano chiesto. Ci è capitato, ci è già capitato, nonostante ci piaccia molto il posto in cui lavoriamo adesso, di aver chiesto quando saremmo stati pagati e non aver ricevuto risposta immediatamente o prima di cominciare a lavorare, di chiedere di visionare un contratto prima di firmarlo e di non ricevere il contratto, di firmare il contratto soltanto alcune settimane dopo aver cominciato a lavorare e soprattutto di aver chiesto di discutere un contratto insieme, ma di esserci presentati a un colloquio in cui si è discusso un contratto che in realtà ancora non era scritto, quindi tutte le cose che ci sono state dette sono state comunque campate in aria. Ci è capitato di dover fare un mare di domande su quali tasse sarebbero state pagate per noi dal datore di lavoro e di non ricevere informazioni chiare. È una cosa che a me fa un po' venire il mal di stomaco e mi rendo conto che da, diciamo, io ho lasciato l'Italia 12 anni fa, diciamo da 13-14 anni fa ad ora, da questo punto di vista poco è cambiato. E sinceramente mi rendo conto che qui è un po' un cane che si morde la coda, perché si tende a credere che il lavoro non ci sia, anche se in realtà c'è, uno volendolo cercare e volendolo proporre a condizioni umane il lavoro si troverebbe, e non c'è, e quindi perché le persone sono condizionate a pensare che non c'è, accettano subito il lavoro, spesso senza contrattare le condizioni del lavoro, perché pensano che qualsiasi condizione mi va bene perché tanto il lavoro non c'è, di conseguenza il datore di lavoro pensa che tu accetterai un lavoro a qualsiasi condizione perché tanto il lavoro non c'è, quindi che cosa vuoi? Ti sto offrendo un lavoro? Hai anche delle domande da farmi sulle tasse che ti pago? Hai anche delle domande da farmi sull'orario che tu farai? Perché hai da farmi tutte queste domande? Non ti sta bene che io ti sto dando un lavoro? E quindi si crea questa mentalità per cui quello che ti dà il lavoro ti fa un favore a te e ti fa un favore anche a pagarti e anche a pagarti le tasse. In realtà, gente del sud che mi ascoltate, se non ve ne siete ancora convinti al 100%, uscite domani mattina con l'idea che siete voi che state facendo un favore alla persona che vi assume, perché la persona che vi ha assunto non guadagnerebbe un soldo sulla vostra pelle se non ci foste voi che siete disposti a regalare il vostro prezioso tempo e le vostre competenze per far crescere la loro azienda. Dice: ma tu sei tornata a sud, che cosa pretendevi? No, io non pretendo niente, però come la Russia è cambiata un poco grazie a me che c'ero, e io sono cambiata tanto grazie alla Russia, la stessa cosa vale per il sud. Il sud cambia grazie a me che ci sono, e io cambio un poco grazie al sud che sta cambiando a me. Va bene. Numero 7, perché ho perso il filo. Ma sentite, datori di lavoro possibili, futuri, futuribili e non, perché quando vi mandano una cacchio di email non rispondete mai? O se rispondete, risponderete, immagino, fra 2 anni, come mi è successo una volta 14 anni fa, che ho ricevuto la risposta a un curriculum che avevo mandato 2 anni dopo, quando il lavoro già l'avevo trovato ed ero già in partenza. Ma perché? Vi prudono le dita, che tra l'altro, non le usate nemmeno per messaggiare, perché a volte, per incontri di affari, in cui uno dovrebbe, diciamo, conservare una comunicazione un minimo formale, visto che comunque stiamo parlando di business e non sono ancora tua sorella, non vi sprecate manco di mandare il messaggino, di scriverlo, ma mettete le abbreviazioni oppure mandate il messaggio vocale perché vi prudono i pollici. Ma perché non rispondete alle email? Ma è veramente, come direbbe mio marito, un mauvais
contatto. Come fa uno a mettersi in contatto con voi se vi cerca il lavoro o se vuole fare business, se vuole fare affari con voi? Quei messaggini vocali che mi mandate mentre vi state facendo la doccia, oppure, cosa che è successa ultimamente sempre in ambito lavorativo, che mentre mi mandate il messaggio mi fate la telefonata, videochiamata, senza chiedermi prima se sono disponibile a videochiamare, mentre io sono seduta sul gabinetto e quando vi dico che in maniera diplomatica in questo momento non sono presentabile, ricevo come risposta: vabbè, ma io mi sto facendo lo shampoo. Ma tu che ti stai facendo lo shampoo? Ma stai bene che mi fai una telefonata di lavoro mentre ti stai facendo lo shampoo senza preavviso? Ma una vita privata ce l'hai? Ma come lavori tu che lavori mentre ti stai facendo lo shampoo? Sei un workaholic del sud, sei? Oh, è sempre tutto chiuso in questo paese. Cioè, l'anagrafe funziona dalle 9 alle 12.30, due volte a settimana, una volta alla settimana, dalle 15 alle 17. L'ufficio vaccinazioni è aperto soltanto dal martedì al venerdì, dalle 12.30 alle 13.30. Ci sta una fila chilometrica fuori. E grazie, scusatemi. Grazie a lei, grazie al VIP. Quando tu vuoi fare una cosa e vuoi far coincidere, cioè non vuoi prendere la macchina per andare a fare una sola cosa, ma già che ci sei vuoi fare tre cose, ti devi coordinare da prima per capire: ah, l'ufficio che fa le bollette dell'acqua è aperto solo una volta alla settimana per due ore, nello stesso giorno nel pomeriggio è aperto l'anagrafe, e in tramezzo ci sta quell'ufficio che apre il martedì solo per un'ora. Ah no, il martedì non è aperto, è chiuso, apre il mercoledì ed è l'unico ufficio che è aperto il mercoledì. Ma il resto del tempo, queste persone, se da un lato capiamo che magari non sono così popolose queste città e quindi non c'è bisogno che certi uffici siano aperti così a lungo, ci domandiamo: ma le persone che lavorano in questi uffici il resto del tempo hanno una seconda attività? Fanno un lavoro di back office? O fanno la siesta? Se una volta hai vissuto all'estero e sei tornato in Italia, raccontami nei commenti quali sono le cose che ti hanno scioccato di più. Se sei uno straniero che si è trasferito in Italia, raccontami nei commenti quali sono le cose che ti hanno scioccato di più. Se sei italiano e continui ad essere scioccato dalle cose che accadono nel tuo paese natio, scrivimi nei commenti quali sono le cose che ti scioccano di più, e se non l'hai ancora fatto, iscriviti a questo canale e accendi le notifiche. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!